Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 27 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Cuor contento il ciel aiuta. Nel vostro segno il cuor contento è un marchio di fabbrica, ma oggi con il vostro astro guida Giove abbracciato alla luna in Ariete, e il sostegno del Sole e di Saturno nel segno amico dell'Acquario, vi sentite pienamente in una botte di ferro, ridendo in faccia a Marte che dal segno opposto cerca invano di farvi irritare. Non riuscirà a infastidirvi, perché il vostro buon carattere pacifista e accomodante passerà sopra anche alle battute più caustiche e alle divergenze di opinione. Ogni testa è un mondo e ciascuno ha diritto di pensarla come vuole, basta che non invada il territorio altrui con i fatti. Le divergenze con il partner sussistono, nemmeno sulla gestione dei figli e della quotidianità avete trovato un accordo. Saggio non iniziare a discutere di politica, ambito dove potreste fare faville, ma su tutto il resto, a partire dall'Ettone, ve la intendete a meraviglia. C'è molta disonestà e ambiguità intorno a voi, qualcuno vicino a voi appare ambiguo, disonesto, inaffidabile. Una donna poco sincera, un'amica infedele, una fiducia male ripagata, donna poco leale e malfidata potrebbe mettervi in difficoltà. Persone poco sincere che vi circondano vi creano problemi e difficoltà. Attenzione alle nuove conoscenze. Avrete qualche motivo forte per recriminare su alcuni episodi dei giorni scorsi, non fatene un problema, vi riferite presto e bene. Fate attenzione ad alcuni cattivi consigli che vi potrebbero dare oggi. I grandi amori a volte ritornano, una persona vi segue di nascosto anche se sa che ve ne siete in parte accorti. Sta a voi decidere se lasciargli spazio o stroncare ogni sua eventuale iniziativa. Una persona potrebbe essere segretamente innamorata di voi, a rigor di logica non aspettate che si dichiari ma cercate di individuarla e datevi da fare. Chi ha tempo non aspetti tempo. Forse speravate in una lista di cose da fare più breve, tuttavia oggi cercate di portare a termine quelle più importanti. Cercate di credere di più in voi stessi. Chi viaggia dovrebbe fare attenzione a non smarrire bagaglio, cellulare e chiavi. Viaggiare sì, ma sempre attenti e mai distratti. Avrete un incontro del tutto casuale con una persona che con il tempo si rivelerà molto importante per voi. Attenti a non spendere troppo, fate economia e non ve ne pentirete. Nervosismo e tensione nei nati di venerdì a causa di problemi irrisolti che si trascinano, c'è bisogno di più attenzione nelle cose importanti e evitare di disperdere energie. Avrete una discreta tregua con alcune persone con cui avete rapporti tesi e vacillanti, alcune considerazioni che potreste fare alla loro presenza contribuiranno a determinare un clima più sereno. L'amore è come la rugiada, si contempla solo al mattino. Ultimamente siete un po' troppo irritati, forse da qualcuno o qualcosa, oppure, come spesso vi accade, anche senza motivo. Sarete stanchi e distratti a livello professionale e rischierete di commettere qualche banale errore. Ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate. Affidatevi solo alle persone che hanno dimostrato la loro onestà. Costellazione dei transiti odierni governata da buoni aspetti tra il Sole e Venere nel segno dell'Acquario, con un frizzante Giove Ariete in aggiunta. Specie se appartenete alla prima decade. Riuscite a trovare la tipica modalità espansiva e ottimistica per imporvi in modo bonario sull'ambiente. Buone le indicazioni in famiglia dove sarete al centro di confidenze e di consigli utili da fornire ai vostri parenti. L'oroscopo del giorno potrebbe essere molto felice, fa testo infatti la bianca signora abbracciata al vostro astro guida Giove, tra l'altro signore della giornata. Tutto a posto dunque, anche il sestile di Saturno e del Sole abbracciati in Acquario. Con loro anche Venere ancora per poche ore, godetevi la sua compagnia e se avete un messaggio d'amore da affidare a qualcuno fatelo subito, tergiversando rischiate di perdere anche l'ultimo bonus. Amore ed Eros. Se col partner vi beccate un po' sono soltanto scaramucce, finché si litiga l'intesa è forte e la passione resiste.
I guai seri cominciano quando si smette di parlarsi, ma questo, almeno a quanto raccontano i vostri vicini, è un rischio che non correte. Cuori solitari in fase di avvicinamento, stranamente intimiditi da una persona speciale che vi mette in soggezione. Basteranno però pochi giorni perché prendiate confidenza e allora sì che gli, le farete assaggiare le temperature da alto forno del vostro pazzo animo. Figli in gambissima dei quali andare orgogliosi, bella forza hanno ereditato tutto il vostro DNA. Finalmente arrivano freschi progetti a lungo termine. Siete lungimiranti e desiderate una fase di trasformazione e rinnovamento, da cui poter partire per ritrovare un equilibrio mentale. La solare esuberanza è il tratto del vostro carattere più seducente ed è con questa vostra indole che riuscirete a incantare le persone che vi piacciono maggiormente. I vostri incontri di oggi, se siete single, si svolgono su un tono di entusiastica partecipazione e di spigliata socievolezza, spesso in situazioni imprevedibili e impensate. Mercurio è paladino di un'intesa tra i novelli fidanzati che miscela un eros scoppiettante con un identico modo di pensare, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 12 del mese di dicembre. Lavoro e denaro? Il socio vi fa arrabbiare, peccato che lui o lei dica lo stesso di voi. Il terreno di scontro sono sempre gli investimenti e la divisione degli utili, specie se i risultati si stanno profilando appena ora all'orizzonte, ci vuole tempo e voi ne avete ancora pochino prima di finire in rosso. Tranquilli, non accadrà, in ogni bella favola c'è sempre un deus ex machina che cambia le carte in tavola da picche a cuore o a quadri. Una vincita in attesa ottenuta grazie a un sogno rimetterà i vostri conti in pari regalandovi anche un buon margine di sicurezza. Spese extra tutte in libri e cultura, per la palestra invece decidete che non ne vale la pena, vi basterà camminare, pedalare o sciare e sarete subito in forma. Se sarete abbastanza propositivi riuscendo a inserirvi in un lavoro di squadra, è probabile che le persone che vi sono intorno vi coinvolgeranno nei loro progetti proprio come avreste desiderato in passato. Quali sono i vostri hobby, gli interessi, le passioni che vi toccano maggiormente? Senz'altro il cinema e la musica, essendo voi figli di due pianeti che corrispondono alla perfezione a queste due arti eccelse. Questi due pianeti sono rispettivamente Giove, per il cinema, Nettuno, per la musica. Benessere. Al piatto state molto freddi, combinando sapientemente i principi nutritivi, proteine e carboidrati separati ma sempre accompagnati da verdure. Dieta dissociata o a zone insomma, ma sempre seguiti da un esperto, il fai da te su questo fronte funziona poco e male. Fate piuttosto attenzione a come guidate e a come procedete in bici o monopattino in mezzo al traffico cittadino. Capitombolare è un attimo, ma poi bende e cerotti bisogna portarli per un bel pezzo. Lo stress si sta accumulando e siete irritabili, prediligete passeggiate all'aria aperta e noterete che il vostro umore migliorerà e sarete più affabili e simpatici con chi vi circonda. Per lei, adorate chiacchierare con gli altri, ma di sicuro non per fare gossip, da chiunque, anche la creatura più umile, c'è sempre da imparare, caldeggiate lo scambio di informazioni, di sensazioni, dopotutto cos'è l'umanità se non una rete di anime che si regalano energia? Per lui, invitate a una festa di compleanno dove i festeggiati sono più d'uno, naturale per voi del Sagittario avere tanti amici dell'Acquario, due segni che vanno d'accordo coltivando gusti e ideali consimili, individualisti ma sinceri. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.